nostro intento quando studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, di mettere in pratica e di portare la redenzione. Insomma, tutti, la Terra aveva parlato precedentemente che ci sono questi abiti dell'anima divina, che sono espressi quando un ebreo studia la Torah, allora usa l'abito della parola, quando lui medita usa l'abito del pensiero, e quando lui osserva le mitzvot usa l'abito dell'azione. Adesso, normalmente gli abiti sono inferiori alla persona, e dunque se uno deve cadere e farsi male preferisce che si strappa il suo cappotto piuttosto che si strappa la sua pelle, perché l'abito, cioè la persona che indossa gli abiti, è più importante dell'abito stesso. Però in questo caso è l'opposto, e dunque questi tre abiti della Torah e Mitzvot, anche se chiamano abiti per Nefesh, Ruach, Neshama, i tre livelli dell'anima, nonostante ciò il loro livello è molto più elevato, infinitamente più elevato sul livello del Nefesh, Ruach, Neshama stesso, come è scritto nello Zohar che la Torah e Dio sono tutt'uno. Cosa significa? La Torah essa è la saggezza di Dio, e Dio stesso, la sua essenza, sono tutt'uno. E come ha detto il Maimonide, abbiamo citato precedentemente nel secondo capitolo, che Dio, lui è il conoscitore e lui è la conoscenza. E dunque Dio e la sua saggezza sono tutt'uno, mentre dall'uomo, la persona e la sua saggezza sono due entità separate. Una persona può perdere la testa e essere ancora una persona. E dunque studiando Torah noi possiamo connetterci all'essenza di Dio. E dunque per questo che gli abiti dell'anima sono ancora più elevati dell'anima stessa, perché essi possono elevare l'anima e legarla all'essenza di Dio. Adesso potrebbe chiedere una domanda: ma com'è possibile che tramite la Torah noi possiamo le mitzvot, dunque tramite gli abiti, pensiero, parola, azione della Torah, mitzvot, possiamo afferrare l'essenza di Dio? Dio si chiama infinito, la sua grandezza non ha fine, e nessun pensiero può afferrare Dio. E se nessun pensiero può afferrare Dio, così anche nella sua volontà, la sua saggezza, nessun pensiero può afferrare la volontà di Dio, la sua saggezza. Come c'è scritto in diversi versetti, non c'è e non c'è fine alla sua comprensione. Potrai mai comprendere il divino? I miei pensieri non sono come i vostri pensieri. Non si può trovare la non puoi trovare la sua comprensione, sarebbe dire che Dio è infinito. Come può essere un essere umano afferrare Dio tramite la Torah Mitzvot, tramite che la sua anima si investe nello studio, con i tre abiti, nello studio della Torah, nell'osservanza del Sot, nella meditazione della comprensione divina? La Terebbe risponde a questa domanda. In questo hanno detto i nostri saggi: nel luogo che tu vedi la grandezza di Dio, lì trovi anche la sua umiltà. Sarebbe dire che Dio, nonostante sia grande e infinito, ma siccome è anche molto umile, cosa ha fatto? Ci ha dato la possibilità di connettersi alla sua essenza. Come ha fatto questo? Ha fatto contrarre, Dio benedetto che sia, la sua volontà, la sua saggezza, e l'ha fatta investire nei 613 comandamenti della Torah e nelle loro leggi e in tutte le combinazioni di lettere che ci sono nella Torah, nei profeti e nelle scritture, e in tutti gli approfondimenti che ci sono nelle Agadot e nei Midrashim, sui saggi. Perché Dio ha fatto questa contrazione della sua saggezza divina? Per renderla comprensibile a ogni anima, a ogni nefesh, a ogni ruach che è investita nel corpo dell'uomo, che possa comprendere la saggezza divina con la sua percezione e possa osservare tutto quello che può osservare della saggezza divina in pensiero, in azione, parola e pensiero.
è tramite di questo che l'anima, con il suo pensiero, parola e azione, osserva la Torah Mitzvot, o studia la Torah Mitzvot, o medita. Cosa succede? Che tutte le 10 forze dell'anima si investono in questi 3 abiti, pensiero, parola e azione, e ci danno la possibilità di connetterci a Dio. E per questo motivo la Torah è paragonata all'acqua. Come l'acqua scende da un posto alto al posto basso e mantiene le sue proprietà, così la Torah è scesa dal suo posto d'onore, che è la saggezza, la volontà di Dio. E Dio e la Torah sono tutt'uno, e non c'è nessun pensiero che può afferrare Dio per niente. E da lì la Torah è viaggiata, discesa nei livelli nascosti, dal livello a livello, con tante concatenazioni dei mondi, finché la Torah si è investita in cose materiali, concetti di questo mondo, che la maggior parte della mitzvot, della Torah e le loro leggi sono applicabili a cose materiali. E tutte le combinazioni di lettere materiali con inchiostro sul libro, 24 libri della Torah, profeti e scritture. Perché Dio ha fatto tutta questa contrazione, questa discesa della sua saggezza? Per dare la possibilità a ogni singola anima che ogni singolo pensiero possa afferrare tramite la Torah a Dio stesso. Non solo che puoi fare Dio col pensiero, ma anche con la parola e con l'azione, che sono inferiori al pensiero. Uno può afferrare Dio studiando la Torah, meditando sulla grazia di Dio, oppure anche osservando la mitzvah. Tu prendi la monetina, metti in tzedakah e hai afferrato Dio. Cosa incredibile. Perché Dio ha fatto questo? Per il suo amore che ha verso di noi, per dare la possibilità a noi di afferrare la sua essenza, di connettersi a Lui in maniera essenziale e profonda. Shalom a tutti!